A che cosa serve un sistema d'allarme? Beh, la domanda posta così sembra piuttosto banale, però ho voluto fare questo video per riflettere insieme a voi su quello che dovrebbe offrire un sistema d'allarme oggi, a quello che fa realmente un sistema d'allarme oggi e a quali potrebbero essere le esigenze e le aspettative di un cliente oggi. Questo è l'argomento del video, video che ricordo è integralmente disponibile soltanto sul canale YouTube, link in descrizione, quindi per tutte le altre piattaforme ricordo che il video integrale è solo su YouTube. Parliamo di a che cosa serve un sistema d'allarme oggi. L'allarme, e questo lo sappiamo tutti, non ha mai impedito un furto. Nel senso che un sistema d'allarme non è una serie di trappole tipo il giustiziere della notte o vari film e a varie amenità del genere dove scattano mitragliatrici, trappole che si alzano, bastoni, fili che impediscono in qualche modo a un malintenzionato di fare qualcosa. È un sistema di avviso che qualcosa sta succedendo. Mi piaceva tantissimo, mi pare che l'abbia usata questa definizione Patrizio Bosello di Axel, se mi stai guardando ti ringrazio, ti rubo l'idea, che addirittura l'allarme più importante che può dare un sistema di sicurezza è l'allarme di sabotaggio, perché mentre un allarme di intrusione è un'informazione che sta avvenendo qualcosa, un sabotaggio è un qualcosa che sta per avvenire, quindi addirittura qualcosa prima. Ma al di là della filosofia, un sistema d'allarme è un sistema che avvisa qualcuno e fa suonare delle sirene. L'aspettativa e il livello di servizio deve essere quindi realizzare un impianto che avvisi il più rapidamente possibile qualcuno che possa fare qualcosa per impedire questo furto. Personalmente trovo che attualmente i sistemi di allarme, quasi tutti, servono in realtà a ben poco, se non appunto a sperare che sirene e altri sistemi di avviso ottico e acustico siano sufficienti a spingere il malintenzionato ad andarsene senza fare niente. Il problema è che questo, come ci insegnano soprattutto i furtilampo in tabaccherie, in posti dove ci sono valori, non è vero quasi mai. E quindi per questo tipologia di clienti ecco che l'uso di nebbiogeni o di altri strumenti di dissuasione, di ostacolo al furto diventano veramente importanti, per cui sicuramente da un lato in questi obiettivi particolarmente sensibili dove c'è il cash ed è facile da trovare, da portare via, sia esso sotto forma di moneta nelle macchinette piuttosto che di tabacchi che di valori bollati, ecco che il nebbiogeno piuttosto che le luci stroboscopiche e altri strumenti di impedimento diventano veramente utili. Un allarme che suona è un allarme che telefona al proprietario dell'impianto e magari all'installatore, è un allarme che serve fino a un certo punto dal mio punto di vista. Tenete conto che tutti i miei sistemi di famiglia sono così e mi dico, e quando suona, a volte capita alla mia sorella che per un errore o per mille motivi suona, io guardo le telecamere, sì, mi accorgo che non c'è nessuno, ma nel momento che mi accorgo che c'è qualcuno, che cosa faccio? Secondo me, ma questa è una mia personalissima visione delle cose e quindi potrebbe essere sbagliata, il futuro, cioè l'offerta che un installatore dovrà dare per rimanere nel mercato e poter fare concorrenza alle tante idee multinazionali è si fa sui servizi, aggiuntivi, quindi eventuali centrali di vigilanza barra centrali operative che possono chiamare buongiorno, sta bene, coercizione, invio dell'ambulanza, piuttosto che video verifica immediata, piuttosto che comunque servizi, senza dimenticare che la sicurezza non è soltanto il furto, l'intrusione, ma la sicurezza è anche protezione dal fumo, protezione dal gas, protezione dagli allagamenti, protezione da tutti quegli eventi che noi tutti tecnici del settore siamo soliti definire tecnologici, che però possono portare fastidio, anzi molto più fastidio se ci pensiamo. Se entrano e mi rubano due catenine è un danno, se va a fuoco la casa o se peggio al lago me stesso e il vicino di sotto, il danno potrebbe essere molto maggiore, per cui si tende a sottovalutare l'offerta, quindi dovrebbe essere un'offerta votata ai servizi aggiuntivi, possibilmente in abbonamento, possibilmente con
dei costi ricorsivi. Non è vero che è impossibile venderli, perché questi signori ci stanno riuscendo alla grande. Guardatevi gli ultimi tre bilanci, 2016, 2017, 2018, e mi sapete dire i fatturati che fanno se non si può vendere. Quindi si può fare sicuramente, loro sono la dimostrazione che si può fare, e quindi se si può fare con quella roba lì, si può fare sicuramente qualche cosa di alternativo con prodotti di qualità, con servizi di qualità, con competenza di qualità, con conoscenze elevate di sicurezza, di livelli, di normative, di tutto quello che è il mondo della sicurezza. Sicuramente tutto questo è il futuro dell'installatore che vuole rimanere sul pezzo. Tutti quelli che secondo me non seguiranno questa strada e finiranno a posare cavi e a passare fili per qualcun altro o a cambiare mestiere. Io personalmente, siccome non me la voglio tirare, non vorrei che questo video sembrasse che io ho capito qualcosa mentre voi non avete capito niente, sono già pronto a fare questa scelta, a dire o riesco a collocarmi nel mondo della sicurezza offrendo dei servizi e anticipando i tempi e quindi essendo già pronto a soddisfare le esigenze del domani, oppure non avrò nessun problema a cambiare mestiere, ne so fare un sacco e ho anche un sacco di interessi, per cui va bene. Di sicuro la vecchia filiera, distributore, installatore, cliente finale, con i produttori sopra, con tutte queste belle cose, dove abbiamo il nostro allarmino che fa suonare la sirena e fa la telefonata alla Sciura Maria, non sono il futuro della sicurezza. Non so se siete d'accordo con me, probabilmente questo video, un po' come quello su Verisure, farà parlare, farà commentare, però ben venga, nel senso che alla fine siamo qua per confrontarci e pillole di sicurezza in fondo serve a questo e a soltanto a questo. Ciao.